Bella regà, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi spiego il car to car nuovissimo, ragazzi. Purtroppo in beef. Quindi il requisito per fare questo glitch, ragazzi, ci servirà la possibilità di entrare dentro il parcheggio del casinò. Quindi servirà l'abbonamento al casinò, ragazzi. Poi ci servirà il Night Club e lo Speedo Custom, che ce lo danno col Night. Ci servirà un amico che ci dà una mano. Ci servirà, ragazzi, l'arena con nel garage il veicolo da cui prendere le modifiche, ragazzi, e il veicolo da sacrificare, che deve essere lo stesso veicolo da cui prendete le modifiche, ma originale. E vi consiglio di mettere uno nel primo slot e un altro nell'ultimo slot, così non vi sbagliate. Poi, raga, servirà il COM, quindi il bunker. Lo so, questo glitch porta tanti requisiti, ma si modda in poco tempo, ragazzi. Quindi, a questo punto, se volete anche voi un account come questo che gli ho dato da Alessietto, ragazzi, con questi completi assurdi, con gli 8 miliardi, la fast run e il rango 8000, non esitate a contattarmi. Quindi a questo punto cosa facciamo, ragazzi? Entriamo all'interno del nostro garage di lusso oppure dove vi pare e piace. L'importante è che vi recuperate un vostro veicolo personale. A questo punto, una volta che avete recuperato il veicolo personale e siete fuori dal casinò, ragazzi, cosa facciamo? Gli diciamo al nostro amico di salire sul veicolo ed entriamo dentro il parcheggio del casinò, non dentro il nostro garage dell'attico di lusso, ragazzi. A questo punto, una volta che siamo all'interno, gli diciamo al nostro amico di salire sul nostro veicolo. E mi raccomando, raga, deve stare al lato guida. Quindi a questo punto, quando il nostro amico è sul lato guida, noi dovremmo uscire da qua dentro. O usate il teletrasporto, ragazzi, oppure potete fare come faccio io, che uso lo sparrow. Direzione night, ragazzi, dovremmo andare al nostro night. Vi ricordo, potete usare il teletrasporto, l'importante è che non usate i veicoli personali. Quindi potete usare anche il Buzzard, ragazzi, o lo Sparrow come ho fatto io. Quindi a questo punto, una volta che siamo dal Night, entriamo nel piano 1, ragazzi, dove c'è lo Speedo. E a questo punto, una volta che siamo all'interno, dovremo salire sul nostro Speedo. Una volta che siamo sullo Speedo, ragazzi, clicchiamo freccia a destra e come potete vedere si buggerà la visuale, si frizzerà. A questo punto, quando si frizza la visuale, cliccate il menu di pausa, option se giocate da PS, e vedrete che si sbugga la visuale. A questo punto, ragazzi, vi dovete teletrasportare direttamente dalla vostra arena. Perché siamo buggati qua dentro e non possiamo uscire. Ma se non potete teletrasportarvi, fate come faccio io. Avvio una qualsiasi attività di queste che stanno sulla mappa. E una volta che ho avviato l'attività, spengo poi il pad per circa 20 o 30 secondi. Ciò mi permette di spawnare fuori poi, ragazzi, dal night. Perché facendo questo glitch si buggerà e normalmente non potremo uscire. Quindi a questo punto, una volta che siamo fuori, ci dirigiamo alla nostra arena, raga. E una volta che siamo all'interno dell'arena, cosa dobbiamo fare? Appunto, come ho detto all'inizio, nel garage dell'arena dobbiamo avere il veicolo donatore e lo stesso medesimo veicolo originale, raga. Se no, il glitch non funzionerà. Quindi, come tutte le duplicazioni, saliamo sul veicolo, clicchiamo freccia a destra e una volta che siamo in questa schermata, due volte B o cerchio e facciamo esci dall'arena, ragazzi. Una volta che siamo usciti dall'arena, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiamare il veicolo da sacrificare, che è questo veicolo originale. Quindi andiamo su meccanico, andiamo sul garage dell'arena e come vi ho detto all'inizio, ragazzi, io ho il veicolo donatore nel primo slot e il veicolo da sacrificare nell'ultimo slot. Così non mi posso sbagliare. Quindi vado a chiamare l'ultimo veicolo, la Euros, che è quello bianco, quello originale. Una volta che l'abbiamo chiamato, aspettiamo 5 secondi, massimo 10, raga. Gli diciamo al nostro amico che sta
nella macchina dentro al casinò di scendere e a noi cambierà la targa. E in questa maniera abbiamo duplicato il donatore. Quindi cosa dobbiamo fare adesso? Ci chiamiamo il nostro centro operativo mobile, ragazzi, e andiamo davanti al nostro com. Una volta che siamo davanti al nostro com, mettiamo FK, ragazzi, il pad, in modo da non crashare. E una volta che siamo in questa situazione, dovremmo frizzare la console con Netcat. Quindi, ragazzi, aprite Netcat e a seconda della console che avete dovete fare il blocco console. Io sto giocando ad Xbox, quindi in questo momento frizzerò C1, ragazzi, e entrerò con lo stesso account su C2. Se qualcuno è interessato, per gli abbonati ho fatto dei tutorial per il beef e ne arriveranno anche molti altri. Quindi, una volta che siamo sicuri di aver frizzato la console C1 con Netcat, possiamo avviare C2. Quindi, se state giocando da Xbox, vi darà questo messaggio, ragazzi, e mi raccomando, sincronizzate sempre gli ultimi dati salvati su C2 e caricate sempre i dati sulla console su C1. È fondamentale. Comunque sia, una volta che poi saremo spawnati online con C2, con lo stesso account e con la seconda console, potete usare anche un amico, ragazzi, fidato, non serve per forza avere due console. Dovremo, raga, andare a comprare il veicolo che vogliamo moddare. Allora, ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi una cosa, ma non è così fondamentale, ve la posso dire anche ora. Il garage dell'arena deve essere pieno di veicoli, quindi se non è pieno di veicoli, comprate in questo momento magari delle LG per riempirlo e andate a sostituire con il veicolo che comprate il vecchio veicolo che avete sacrificato, che sta nell'ultimo slot, come vi ho detto. Quindi a questo punto, una volta sostituito, chiudete il sito, vi fate un cambio stile, raga, per fare un salvataggio forzato. E a questo punto chi è da Xbox chiude la console, chi è invece da PS può andare in storia, ragazzi. A questo punto dovremmo tornare su C1, regà, che sarà ancora lì che se la gironzola. Quindi, ragazzi, a questo punto, una volta tornati su C1, prendiamo il veicolo, ma prima di prendere il veicolo, raga, dovremmo sfrizzare il Netcat. Una volta che abbiamo sfrizzato il Netcat, freccia destra ed entriamo dentro il com, ragazzi. E a questo punto abbiamo finito praticamente il glitch. Cosa dobbiamo fare adesso? Chiudere il gioco, ragazzi, e riavviarlo in modo tale da fare uscire la macchina che abbiamo appena moddato. Quindi, ragazzi, non vi sarò a trapanare con tutto quanto il caricamento del riavvio, ma una volta che avete chiuso C1 e riavviate C1, il risultato sarà questo: che quando andrete a chiamare il veicolo personale del com, e sbada bam, regà, avremmo fatto il car to car facile, non tanto veloce, diciamo che in 5 minuti, raga, facciamo un veicolo, ma al momento è quello più easy per voi. C'è anche un altro metodo massivo che ho portato per gli abbonati, se siete interessati abbonatevi. Bella, regà, alla prossima, sbada bam.